Casertana e Foggia sul percorso del Chietico, le speranze salvezza che passano per gli ultimi 180 minuti, assolutamente da non fallire, con l'obiettivo di mettere insieme 6 punti, dunque 2 vittorie perentorie, senza sconti né calcoli. Ormai accantonata qualsiasi speranza di raggiungere la salvezza diretta, il Chieti è già proiettato sull'obiettivo del raggiungimento dei play-out, che passerà appunto dall'esito delle 2 ultime partite di campionato. Dopo la pausa di Pasqua, tutte le attenzioni sono puntate sulla trasferta di Caserta contro un avversario tra i più forti del girone, che pur da tempo promosso in Lega Pro punta deciso al primo posto, questione di prestigio e di relativi bonus. Dunque nessuno è disposto a regalare niente e di questo i neroverdi ne sono ben consapevoli. L'allenatore del Chieti, Pino Di Meo. Questa settimana stiamo lavorando stiamo alzando l'intensità, stiamo alzando i lavori, quindi poi secondo me anche il cambio del caldo, che dal caldo siamo arrivati al freddo, quindi ci aiuta pure a lavorare. No, vabbè, stiamo lavorando per star bene in ottica play-out, dobbiamo lavorare pure in quel senso. Secondo me bisogna beccare i 6 punti per stare tranquilli, 4 punti devi stare a guardare altre squadre, quindi devi stare molto molto attento. Quando sono arrivato il primo giorno qua, 15 giorni fa, ho detto che secondo me la squadra deve fare spareggi, non ho detto che era difficile che si salva diretta, quindi bisogna andare agli spareggi giusti, giusti fisicamente, giusti mentalmente, giusti con tutto.